Soffri mai di stress, ansia o fame d'aria? Ecco, questi sono tutti sintomi che spesso e volentieri sono determinati dal diaframma, o meglio, da una cattiva funzionalità del diaframma. Il diaframma, infatti, è il nostro principale muscolo respiratorio ed è importante che lavori nel modo corretto per permettere una corretta, appunto, ossigenazione del nostro corpo. Sono Katia Vaccari, personal trainer esperta in postura, e in questo video ti voglio parlare brevemente degli effetti di una cattiva respirazione, ma soprattutto vedere assieme come farla correttamente. Allora, devi sapere che appunto il diaframma è il nostro principale muscolo respiratorio, ha origine a livello del processo xifoideo dello sterno, quindi al centro, quindi nel nostro busto, del nostro torace, passa sotto le nostre costole e va ad inserirsi a livello lombare. Ecco perché spesso e volentieri un dolore lombare dipende da una cattiva respirazione. Ma cosa dovrebbe fare il diaframma per funzionare bene? Dovrebbe salire e scendere, o meglio scendere in fase inspiratoria, quindi quando l'aria entra il diaframma scende per permettere un ampliamento della nostra cassa toracica, e quando noi invece espiriamo il diaframma in modo passivo sale per permettere la espirazione. Però il diaframma è anche un registratore di emozioni, quindi è molto sensibile, molto soggetto a variazioni del nostro stato umorale, della nostra tensione, del nostro stress che viviamo quotidianamente. Ecco perché imparare a gestire bene la respirazione ci può aiutare proprio nella gestione quotidiana della nostra routine, della nostra vita. Quindi quando noi inspiriamo, appunto, il diaframma dovrebbe scendere, e quando espiriamo il diaframma dovrebbe salire. Ma le tensioni, lo stress, i ritmi frenetici di vita che facciamo tutti i giorni, o i traumi ripetuti a livello fisico, o traumi ripetuti a livello emotivo, vanno sempre più a contrarre il nostro diaframma e a permettergli meno mobilità. Quindi il diaframma diventerà sempre più rigido e si muoverà sempre meno. Questa sua rigidità porterà a lavorare di più muscoli accessori respiratori che sono posizionati sul collo, e quindi ecco perché dolori a livello cervicale spesso e volentieri sono dovuti a un diaframma che lavora poco e male. E quindi che cosa fare per andare a ripristinare, insomma, la corretta mobilità del diaframma? Impariamo a respirare. La respirazione diaframmatica, devi sapere che è la prima che noi impariamo quando nasciamo, è quella che utilizzano per la maggior parte della giornata i bambini, gli animali, e che noi invece adulti pian piano nel tempo dimentichiamo sempre più, proprio perché il diaframma sempre più va a lavorare correttamente, si contrae sempre più, e quindi abbiamo sempre meno mobilità di questo muscolo fondamentale per la nostra sopravvivenza. Inoltre il diaframma, andando a legarsi a livello lombare, quando è contratto e quando è rigido, coinvolge anche ovviamente tutta la muscolatura dorsale e lombare, e quindi anche le vertebre, quindi anche ernie e protrusioni a livello lombare spesso e volentieri sono determinate anche qui da un diaframma che lavora male. Quindi insomma stai già capendo che il diaframma è veramente il nostro muscolo della vita, il muscolo che ci fa stare bene e che ci fa vivere una vita più serena. Quindi impariamo come utilizzarlo correttamente. Io ti consiglio di fare questi esercizi che andiamo a vedere ogni giorno, soprattutto alla sera prima di iniziare, diciamo, a dormire. Questo per preparare il nostro sonno in modo, diciamo, con un ritmo un po' più abbassato. Io sono Katia Vaccari, e non so se ti sei già iscritto al mio canale, quindi se non l'hai ancora fatto vai e iscriviti al mio canale YouTube per non perdere nessun prossimo video e nessun prossimo aggiornamento. Ma adesso passiamo alla parte pratica. Possiamo posizionarci a terra, ma in realtà se lo fai a letto puoi benissimo posizionarti a letto sdraiato o sdraiata. Quindi schiena giù, rilassata, mi raccomando, la muscolatura deve essere più rilassata possibile, quindi cerca di trovare una situazione che ti faccia stare bene, che ti faccia stare comoda, non che sei scomoda già in partenza, ok? Da qui rilasso le spalle, rilasso quindi la colonna. Se hai una curvatura lombare molto accentuata, cerca proprio di rilassare la schiena, quindi non rimanere in tensione. Poi vedrai che mano a mano
che farai la respirazione, la muscolatura cadrà piano piano verso il pavimento. Una cosa importante: non forzare con la parte muscolare e quindi non schiacciare in modo attivo la schiena a terra, perché altrimenti andiamo a contrarre i muscoli ed è quello che non vogliamo. Da qui andiamo a posizionare anche bene e correttamente la nostra testa, quindi non sono storta, non sono con la testa inarcata, sono bene con la testa allineata. Le gambe sono bene allineate, quindi anche i ginocchi e i piedi sono allineati e le spalle sono rilassate. A questo punto posso mettere una mano sul torace, una mano sull'addome per sentire la respirazione. Non preoccuparti se all'inizio ti risulterà molto difficile, perché appunto non siamo più abituati a respirare correttamente. Da qui la respirazione dovrebbe essere: inspiro con il naso, faccio passare l'aria come una sensazione di passaggio di aria e di gonfiamento dell'addome. Ovviamente l'aria non va a gonfiare realmente l'addome, noi respiriamo comunque sempre con il torace, ma il fatto che il diaframma scende permette, diciamo, l'ampliamento della cassa toracica e scendendo va un po' a schiacciare i visceri. Ecco perché si parla di respirazione di pancia, semplicemente perché vediamo l'addome salire, ma la respirazione è comunque sul torace. Ci tengo a fare questa precisazione perché è doverosa per chi appunto non è esperto in fisiologia o anatomia. Da qui quindi inspiro, immagino proprio che il diaframma faccia questo movimento, che scenda, che vada un pochino a spingere sui miei visceri, e fuori aria. Lascio uscire l'aria in modo fluido, passivo, non rimango a concentrarmi troppo sulla fase espiratoria. Quindi inspiro e lascio andare. Quando espiro, mi raccomando, la testa non ruota all'indietro, ma anzi allungo il capo in modo da distendere bene tutta la catena posteriore, quindi tutta la parte cervicale, la parte del dorso e ovviamente la zona lombare. Quindi inspiro bene con l'addome, fuori aria ancora, inspiro, fuori aria. Non contraggo l'addome in fase passiva, quindi non spingo la pancia dentro quando vado a spingere, diciamo, l'aria fuori, ma la lascio proprio uscire, e anche quando inspiro non gonfio l'addome con gli addominali. Sento proprio l'aria che scende, abbassa il diaframma e poi risale il diaframma. Immagina che ci sia come una danza del diaframma, quindi scendo e salgo, scendi e sali. Tra una inspirazione e un'espirazione, alla fine del ciclo di inspirazione e espirazione, aspetto circa 2 secondi e poi riparto. Mi raccomando, non farmi questo, perché altrimenti vai in iperventilazione. Mi fai circa una ventina di respirazioni diaframmatiche, cercando di mollare il più possibile. Inspiro. Ricorda di lasciare andare il più possibile la respirazione, di non concentrarti troppo sulla fase di espirazione, ma di permettere proprio una corretta ossigenazione del tuo corpo. Pensa che tutte le volte che l'aria entra va ad ossigenare tutte le cellule del tuo corpo, tu stai inondando il tuo corpo di energia e questo ovviamente ti ridà vitalità, ti fa ritornare vive tutte appunto le cellule che ci sono nel tuo organismo. Mi raccomando, esegui questi esercizi ogni giorno per migliorare sia lo stato di tensione e stress e sia la condizione della tua colonna e del tuo collo. Io ti aspetto nel prossimo video, mi raccomando iscriviti al mio canale YouTube per non perdere neanche uno. Ti aspetto nei miei programmi o comunque per seguire il mio metodo. Per info puoi scrivere a info@katiavaccari.com. Ciao!